Saluto da Ivan di Paco Digit. Proviamo oggi il Glamour Bonbon, un telefonino molto, molto simpatico, davvero curioso, distribuito dalla Glamour, che è un distributore italiano. Abbiamo questa versione bianca, ma questo telefono è anche acquistabile in nero, rosso, rosa, azzurro e verde. Un telefono con un costo davvero contenutissimo, con delle funzioni veramente basiche, tipiche di telefoni di qualche anno fa. Abbiamo addirittura un display da 1,2 pollici in bianco e nero, quindi il telefono non ha nessuna concessione ludica nel suo utilizzo quotidiano. Un telefono estremamente semplice, tasti molto grandi per essere digitati, premuti anche da chi ha qualche problema di vista o comunque chi non vuole stare a impazzire a cercare i tasti con le unghie, con i pennini. Tasto di accensione del telefono e di rifiuto delle chiamate, tasto di avvio di una chiamata. Abbiamo poi i due soft case posizionati alla base del display per gestire le opzioni che il menu ha un davvero piuttosto scarno, ci metterà a disposizione. Abbiamo poi questo tasto in quattro direzioni. Vediamo, questo appunto è il menu di cui parlavo. Abbiamo una cartellina SMS, una rubrica con la possibilità di inserire 100 contatti, la cronologia delle chiamate, alcune semplici impostazioni del telefono, ricerca rete, l'impostazione relativa alle chiamate e i tasti di scelta rapida. Si possono personalizzare nel tast questo tasto può essere personalizzato nelle sue funzioni. Ci sono addirittura i profili se si vuole programmare di mettere il telefono in vibrazione in alcune situazioni. Negli strumenti abbiamo la sveglia e anche una calcolatrice. I servizi del gestore e basta. Diciamo che ciò che il telefono ha da offrirci è questo: una incredibile semplicità d'uso. Il menu è, come dicevo, volutamente molto scarno, ma quindi conseguentemente molto semplice da usare. Una tastiera molto molto comoda da utilizzare, una buona capsula auricolare che regala anche una discreta qualità nella nostra telefonata. Abbiamo una batteria da 650 mAh dietro al cover del telefono e presa micro USB, quindi il telefono è stato uniformato agli standard attuali per quanto riguarda la ricarica. Un telefono anche piuttosto solido, considerando che i materiali plastici di cui è fatto. È un telefono che vedo bene in mano a persone magari anziane o comunque gente che non ha interessi particolari alle funzioni dei telefoni a cui tutti quanti ci siamo abituati. Ha un costo veramente veramente ragionevole. Dico anche, come gusto personale, lo trovo anche molto carino nell'estetica, e queste forme molto arrotondate lo rendono facilmente collocabile in qualsiasi tasca di pantaloni o di giacca, senza nessuna difficoltà. Bene, direi che possiamo terminare qui. Un saluto da Ivan di Paco Digit. Ricordo che anche questo Glamour è acquistabile presso la Stockhaus di Corso Sempione a Milano, che ci ha messo a disposizione questo esemplare da provare.